Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi vi sveleremo qual è il motivo che ha spinto Orietta Berti a indossare le parrucche ogni volta che appare in pubblico. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Recentemente, Orietta Berti è stata al centro dell'attenzione per aver mostrato un aspetto di sé che solitamente tiene privato, ovvero la sua apparizione senza parrucca. Questa rivelazione è avvenuta casualmente durante un evento pubblico a Messina, dove è stata fotografata inaspettatamente in tale condizione. La cantante ha spiegato che l'uso della parrucca non è solo una scelta estetica, ma è motivato dalla necessità di proteggere la pelle dai danni dei prodotti chimici usati per lo styling dei capelli. Orietta Berti ha chiarito che trovare e mantenere un'acconciatura naturale richiede tempo e l'uso di sostanze potenzialmente irritanti, cosa che preferisce evitare. La praticità è un altro motivo significativo per cui ha optato per l'uso di parrucche, facilitando la gestione quotidiana del suo look. Ha raccontato di possedere oltre 90 parrucche, che le permettono di variare il suo stile mantenendo il caratteristico taglio corto e rosso vivo. L'artista ha sottolineato che questa scelta le consente di preservare non solo la salute della sua pelle, ma anche la semplicità nella preparazione per le sue esibizioni. Utilizzare parrucche è diventato una scelta strategica che unisce comodità e cura personale. Questo metodo di cura dei capelli potrebbe servire da esempio per altre persone che vogliono proteggere i loro capelli e la pelle dai trattamenti chimici aggressivi. La sua apertura su questo argomento ha suscitato ammirazione e potrebbe influenzare positivamente il modo in cui il pubblico percepisce l'uso delle parrucche. E tu cosa ne pensi delle parole della Berti e delle sue motivazioni che l'hanno spinta a mettersi una parrucca? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.